Siamo in compagnia dell'onorevole Gianni Nucera. Si è parlato molto in questi giorni di impiantistica, gli sportivi, i presidenti, gli allenatori, i giocatori, le società, insomma, il pubblico, gli sportivi vorrebbero sapere qualcosa di più. Sì, abbiamo presentato insieme al presidente Mario Oliverio il bando sull'impiantistica sportiva, un bando importante, un bando che nessuna regione d'Italia e d'Europa ha preparato nella promozione del territorio, nella promozione dello sport sul territorio. Noi investiamo circa 100 milioni di euro sull'impiantistica. Abbiamo una mappatura che colgo l'occasione per ringraziare il CONI, che ha dato un'immagine veramente di una situazione difficile dell'impiantistica in Calabria. Il Presidente ha voluto, nella promozione dello sport e nel programma di governo, quando siamo stati eletti nel 2014, aveva preso un impegno di fare investimenti importanti sullo sport e li ha fatti. Sono 100 milioni, il bando già è pubblicato nel sito della Regione. Vediamo, perché c'è la necessità, ci è stato chiesto dai sindaci, dagli enti di promozione, dalle federazioni, una proroga al bando perché scade il 28 settembre, stiamo cercando di farla e quindi stiamo preparando un lavoro veramente importante che può dare una svolta all'impiantistica e allo sport in Calabria. Quindi sono finiti i tempi di vacche magre, di spighe vuote, di austerity, di settimo buco della cintura, eccetera. No, noi abbiamo, il Presidente Oliverio ha fatto investimenti veramente importanti, non solo nello sport, voglio ricordare, abbiamo fatto altri 100 milioni di euro sui piccoli borghi, i comuni vengono ripresi, i sindaci possono fare progetti per rimettere a nuovo chiese, scuole nei comuni, nei nostri comuni, in particolare in quei comuni interni dove abbiamo qualche difficoltà. Quindi gli investimenti li stiamo facendo, 560 milioni sulla linea ferroviaria della Ionica che verrà rimessa tutta elettrificata, abbiamo fatto tanti altri investimenti per quanto riguarda il turismo, dai dati che abbiamo c'è un aumento importante, investimenti importanti sull'energia, sull'ambiente, sulla raccolta differenziata della Calabria si è messo in linea con le altre regioni, abbiamo cercato in questi anni, in questi quattro anni, con un lavoro importante di rimettere la Calabria e normalizzarla, perché la Calabria è una regione che, come tutti sappiamo, ha avuto delle grosse difficoltà. L'onorevole Gianni Nucera è stato un giovane dinamico dirigente delle società sportive, quindi un qualificato addetto ai lavori, ne ha fatta di strada, dall'Azione Cattolica al consigliere comunale, consigliere provinciale, consigliere regionale, forse manca qualche tassello. No, io ho iniziato con le associazioni, ho iniziato da dirigente, da prima nello sport da atleta, poi da dirigente di un'associazione sportiva, quindi noi ci conosciamo da tanti anni, direttore. Le sa benissimo e conosce bene la mia carriera da sportivo, da atleta, da dirigente e anche quella politica, perché è stato uno di quelli che già tanti anni fa mi ha fatto un'intervista sul Giornale di Calabria. Sul Giornale di Calabria, me la ricordo come ora, e quindi è stato un percorso bello, ho avuto tante soddisfazioni nel calcio, nella politica, perché ho ricoperto e ricopro un ruolo importante nelle istituzioni calabrese. Certo è che per il futuro non lo so. Le ho azzeccate tutte a distanza di 30 anni, manca solo un tassello, dicevo. Sì, è vero. Me lo ricordo quell'intervista, me la ricordo, e come posso dire, le ha azzeccate tutte, forse manca un tassello, ma forse la Calabria ha più bisogno in questo momento di noi per dargli una mano, per uscire da questa situazione di difficoltà che si è trovata. Ecco, il messaggio che vuole lanciare alle società, agli sportivi. Sì, questo lo dico alle associazioni, agli enti di promozione della federazione, questo è l'ultimo treno prima che la Calabria esca dall'obiettivo dei fondi comunitari. È un investimento importante, è un investimento che può dare una nuova fase, può nascere una nuova fase in Calabria per lo sport, di
di intervenire, di affrettarsi, di fare i preliminari, di fare il bando, sia ai privati, perché è aperto ai privati, è un bando che abbiamo voluto aprire a tutti, privati, enti, chiese, scuole, università, quindi aperto a tutti, e di usufruire di questo strumento, che è uno strumento importantissimo in questo momento e che può dare veramente un volto nuovo alla Calabria dello sport. Cenerentola finalmente diventa principessa. Speriamo bene per il territorio e per i cittadini calabresi.